Buongiorno, buongiorno Italia. Buongiorno Italia. Sono un ragazzo, ti scrivo per un buongiorno Italia e spero che la cosa non ti dispiaccia. Volevo sapere una cosa. Amo la psicologia e oltre a questo sono entrato da 2 o 3 anni in questa mia grande depressione. Non ho mai parlato con nessuno psicologo o psichiatra. Ho fatto alcune ricerche e penso di essere malato da psicosi. A quanto pare tutti i sintomi di questa malattia mi rispecchiano. Molto spesso ho dei cambi di umore, allucinazioni e a volte perdo persino il controllo. Una mattina mi sono persino risvegliato con alcuni tagli sul braccio. Ora vorrei rivolgere la domanda a te e a tutti coloro che stanno guardando il video. Cosa devo fare? Non penso che i miei possano permettersi dottori e cose varie, anche perché precedentemente mi era stato chiesto, ma io non mi sono fidato e quindi ho fin da subito lasciato stare. Secondo te posso dire di avere questa malattia solamente nel riscontrare gli stessi problemi? Inoltre, a causa di questi problemi non vado bene a scuola e i miei continuano a darmi contro per questo, non capendo che io in realtà sto malissimo, pur vedendomi nella maggior parte delle volte molto triste. PS, ne approfitto per ringraziarti davvero tanto. Sei uno degli YouTubers che riesce a regalarmi soddisfazioni. Grazie a persone come te che ho voglia di vivere e non a tutte le persone che ho intorno che non capiscono un cazzo. Ti voglio bene. Allora, grazie per queste tue parole finali. Mi fa davvero piacere. Magari io di fronte a una webcam adesso non riesco a far trapelare le emozioni, ma sono veramente contento di queste cose che mi hai detto, cioè poterti, nonostante sia lontano, esserti vicino ed essere una sorta di aiuto, di consolazione, di conforto, per me è la cosa più bella che ci possa essere. Quindi ti ringrazio io a te per avermi detto questo, per avermi scritto questo. Per il resto posso dirti che no, non puoi farti una diagnosi da solo in base a similitudini che ci sono rispetto a quello che tu e quello che hai detto in internet, perché le problematiche della mente sono tante. E molte hanno le medesime problematiche, hanno gli stessi sintomi, tante cose. Quindi può essere difficile farsi una diagnosi da solo. Quindi io ti consiglio di andare da uno che se ne intende. Per quanto riguarda il denaro, è vero, se uno non può permetterselo, credo che costino tanto, almeno penso 50 euro a seduta, anche soltanto un colloquio in cui si parla. Però magari puoi trovare qualche centro in cui lo fanno gratuitamente, qualche sportello di ascolto, non so, prova a informarti nella tua città. Oppure anche se è a pagamento, magari prova a parlarne di più con i tuoi genitori, anche se magari non capiscono, e una volta almeno prova ad andarci, così per poterti confrontare con qualcuno che se ne intende veramente. Va bene? Nei commenti ovviamente rispondete tutti, eh? Perché io, ripeto, rispondo in primis ogni tanto a quello che leggo, però è rivolto a tutti, quindi nei commenti, se volete dare un consiglio a questo ragazzo, scrivete pure. A questo messaggio e a tutti gli altri, eh? Deve essere interattiva questa cosa, uno spazio che io do per poter confrontare qui e voi. Buongiorno Italia, secondo te in un rapporto quanto è importante il sesso? È possibile avere un rapporto in cui il sesso sia escluso o limitato oppure tutto ciò è senza senso? No, guarda, io non escluderei che sia possibile un rapporto in cui il sesso non c'è o è poco, a meno che quel sesso non ci sia perché ci si fa schifo. È ovvio che se il sesso non c'è perché fisicamente non ci si attrae o ci si disgusta, allora lì no. Io penso che per far sì che ci sia un amore ci si debba piacere fisicamente. Al massimo ci si può piacere fisicamente, ci può essere questa attrazione, poi il sesso non c'è o è limitato per altri motivi. Quindi in quel caso lì non lo escluderei. È possibile un amore vero anche se la componente sessuale non è prioritaria. In quel caso io penso di sì. Il sesso dovrebbe essere una cosa, come posso dire, in più, una ciliegina sulla torta, ma non è quello che rende, credo, l'amore possibile o no. Comunque nei commenti dite la vostra. Buongiorno Italia, ed è malinconia, un'ora che va via. È tutto quel che resta quando il mondo non ti basta, cantava Riccardo Fogli nell'81. Era un mondo più semplice e genuino 30 anni fa, o forse lo vedevo io con quegli occhi. Buona domenica a tutti. Buongiorno Italia, voglio porvi una domanda, che l'apparenza può sembrare stupida. È una mia impressione o anche voi avete notato che ormai è più difficile vedere una ragazza brutta rispetto a una bella? Che ne pensate? Ma io posso dirti che forse è solo un'impressione, cioè sono tante ragazze in più mascherate che magari con chissà quali trucchi appaiono più belle, ma in realtà non lo sono, fisicamente parlando. Buongiorno Italia, poesia all'Italia. Oddio, la leggo ma la leggerò malissimo, quindi mi scuso. Italia mia, benché il parlar sia indarno,
alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio. Piacemi almen che i miei sospiri sean quali spera il Tevere e l'Arno, e il Po, dove doglioso et grave orseggio. Rettor del cielo, io cheggio che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo dilecto almo paese. Vedi, signor cortese, di che lievi cagion che crudel guerra, e i cor che indura et serra. Marte superbo et fero, apri tu, padre, e intenerisci et snoda. Ivi fa che il tuo vero, qual io mi sia, per la mia lingua soda. Francesco Petrarca. Buongiorno Italia. Una volta, tanti anni fa, nella mia città avevo un sacco di amici, conoscevo troppa gente, non c'era un fine settimana che non uscissi. Poi qualcosa dentro di me è cambiato, mi resi conto che tutto quello che avevo intorno era finto, che io stesso ero finto per poter essere accettato e ho iniziato a sentirmi a disagio. Fu così che smisi di farmi vedere in giro, ho iniziato a visitare altre città che prima avevo sempre snobbato e oggi che, dopo tanto tempo, sono tornato a mettere piede nelle strade di Genova, mi sono sentito un estraneo, in esilio nella stessa città in cui ho sempre vissuto. Semplicemente perché un bel giorno decisi di smettere di fingere e di essere me stesso. Avevo anche un Buongiorno Italia, credo scritto qua. Buongiorno Italia! Vorrei farti una domanda, un po' singolare. Se tu avessi la possibilità di sterminare la razza umana, potendolo fare, lo faresti? Elimineresti la razza umana dall'universo insieme a tutte le sue nefandezze, altri animali esclusi? Oppure lasceresti continuare questo obbrobrio? Oppure te ne fregheresti lavandoti le mani lasciando che si estingua da sola tra milioni di anni? Forse è una domanda un po' strana. Buona giornata. Guarda, se io avessi qui un bottone, un tasto, estinzione della razza umana, lo premerei. Se questa possibilità non porta ovviamente sofferenza, se tipo un'estinzione immediata, senza sofferenza, senza malessere, in cui scompaiono tutti, qui non c'è qualcuno che deve piangere, cari, che non ci sono più, in quel caso sì, proprio un'estinzione umana radicale, totale e senza particolari sofferenze, sì, puff, lo premerei, non soltanto per me, proprio per il bene di tutti, anche di coloro che non si accorgono che è meglio il non essere rispetto all'essere. E la mia non è una posizione di disperazione o di depressione, è una posizione lucida. Qualcuno potrebbe dire tragicamente lucida, però penso che sia il bene di tutti, non del pianeta, a me non frega nulla che l'uomo inquina, è una cazzata quella. A me i fondamentalisti ecologici mi fanno un baffo, mi fanno ridere, non è certo che voglio eliminare tutta la razza umana così il pianeta è più a suo agio, il pianeta se ne sbatte della nostra presenza. Il pianeta ha sopportato cose ben più pesanti di noi. Dal punto di vista della, così, dell'atmosfera, degli equilibri, eccetera. Ma per un motivo di interesse nostro, premerei il tasto, sì. Bene, buona domenica a tutti, ci vediamo domani per la nuova puntata. Ciao!